Sono tornato da voi, l'estate sta finendo dalla famosa canzone dei Righeira, e io ero giovane, me la ricordo. Ho cambiato un po' il look, sì è vero, non volevo farmi la barba, però alla fine tutti mi dicono che sto bene, ma soprattutto l'ho fatto perché, lo sapete benissimo, diventerò nonno e per cui la nipotina deve avere una persona importante e la barba generalmente dà l'importanza. Ma a parte questo, voglio comunicare con voi perché, come sapete, vogliamo creare un nuovo modo di comunicare. Un nuovo modo di comunicare vuol dire cercare di superare quei social che vanno benissimo, in cui informo attraverso i video ed altro, e vi dico con sincerità, sono apprezzati e visti. Pensate che a volte raggiungiamo 15-20.000 visioni, però vorrei migliorare perché credo che non riusciamo ad avere quell'interattività. E cosa vuol dire? Comunicare in live, come dicono gli anglosassoni, cioè in diretta, attraverso un sistema che si chiama webinar, che è sempre una parola composta di origine inglese, ahimè, ma che vuol dire semplicemente seminario in rete. Per questo con un computer davanti, perché questi sono gli strumenti che nel futuro si useranno sempre di più, proprio per aumentare la comunicazione. E noi approfondiremo sempre gli stessi argomenti, che sono la chirurgia ricostruttiva, l'estetica, attraverso anche il libro, la chirurgia oncoplastica, ma in diretta. Voi mi vedrete parlare e mi farete delle domande che io risponderò in diretta e voi potrete replicare. Meglio di così credo che non si possa offrire. E in più pensavo che fosse giusto che per coloro che non possono avere un approfondimento di un argomento un po' particolare in diretta, vi dedico 20 minuti io e il mio team specifici su Skype per approfondire questi argomenti. Vi aspetto, mi raccomando, riceverete tutto attraverso i social e promulgate, diffondete, pubblicizzate questa cosa con tutte le vostre amiche, le vostre conoscenze, perché siate in tanti che possiate partecipare a questo evento webinar. Vi aspetto!